Talmente al volo che non ho piazzato bene il green screen. Sistemiamo al volo. Eccoci qua. Sono rientrato 10 minuti fa, senza esagerazione, tant'è che devo ancora caricare il rental. Devo fare il check al volume, ma secondo me ci siamo come livelli. Io sono da adesso veramente tutto vostro. Dobbiamo rencare un po' stasera. Ora aspettiamo di essere un po' in tanti. Ho il cappellino perché ho dei capelli sotto, ragazzi, che sono da codice penale. Altro che Juxlack, sedicesimo mese, sera pardo. Quale modo migliore di festeggiare 16 mesi di una bella torta alla crema? Davvero, davvero. Chi festeggia stasera c'ha la torta per il rinnovo. Allora. Fatemi scrivere anche alla mia donna. Comincio amore, a dopo. E poi gli si manda anche un cuoricino. È sempre bene mandare un cuoricino alle proprie bambine. E devo andare a cercare il Rental Teams. Il Rental Teams, eccolo qua. Ammetto che sono stanco, cotto. Stasera farò veramente tanti fake out sotto campo psico. Speriamo di no. Quale team canniamo? La Wolfie, dai, l'abbiamo già provato. E ci proviamo stasera il team di Fevzi Özkan, che al di là del nome turco è tetesco, e ha fatto top 8, Albicat, tredicesimo mese, un bacione Albicat, ha fatto top 8 in quel di Malmo. Volendo fare della cattiva ironia, forse l'ultimo major della stagione europea, non lo so, staremo a vedere. Ma a tal proposito, poi dopo, quando saremo un pochino di più, io vi posso a questo punto fare un annuncino, sbottonarmi un po'. E insomma, dato che siamo fra di noi, spiegarvi anche un po' di cose. Allora, Estezu, grazie, Estezu, l'ho letto bene, abbonamento di livello 1, grazie mille, e grazie anche a Timon Dozer che va a regalare un abbonamento, sempre di livello 1, a Riscasa. Grandissimo. Allora, il team è questo, quindi abbiamo un Lapras che non va a giro con una weakness policy. Guardate che figata questo cappello, ragazzi. Guarda. Questi sono Latias e Latios, eh? Incredibili, bellissimi. Benakei, grazie mille, benvenuto barra ta. Allora, stavo dicendo, Lapras non ha la weakness. Studiamolo un po' insieme. Ha la Light Clay. Il Baco, Baco Gigi, benvenuto, benvenuto. Gigi, Baco Gigi, sono finiti finalmente i tempi grigi. Speriamo che finiscano i tempi grigi, perché sto corona ci ha rotto il cazzo. C'ha Light Clay e non Weakness Policy, per gli amanti dell'addizione anglosassone. Aerox, è il secondo mese che mi subo, ma aspetto la mail per il gruppo Telegram. Aerox dovrebbe arrivarti, ma togliamo anche proprio il condizionale. Le mail arrivano, perché arrivano proprio in automatico. Devi autorizzare Twitch a mandarti delle mail, se no, alle volte, non so per quale, non mi chiedere perché, non le manda. Te va nel tuo profilo, autorizzali tutto a entrarti nel conto in banca, a fraternizzare con i tuoi familiari. Autorizza tutto di Twitch, tanto sono personcine affidabili. Tanto ormai siamo in mano Amazon al capitalismo, quindi te autorizza tutto e ti arriva la mail. Scherzi a parte, se non ti arriva non è un problema. Si chiede ai mods, gli dai prova di essere iscritto giusto per, e entri tranquillamente nel gruppo. 9 mesi di Lorenzo Wiz, grazie mille, grazie mille. Decorali tutti, pardo. E Pusa la Medusa, ragazzi, alle volte avete dei nickname che io adoro, adoro veramente. Comunque, stavo dicendo, non abbiamo la weakness per avere una light clay, ma non è un problema, offensivamente parlando, perché tanto poi ci decoriamo, penso, spero, con Alcremie. E poi all'occorrenza facciamo anche fake tears, insomma, stiamo un po' a vedere. Qui, secondo me, il game plan è abbastanza quello di Dusclops, Follow Me, oppure Dusclops, Incineroar, Fake Out, Parting Shot, entra Lapras, mette. Lo schermo per 8 turni a questo punto l'Aurora Veil dura, perché se voi con la Light Clay, che è lo strumento che fa Ciunica, grazie mille del raid, grazie mille, me l'ero perso, grazie mille caro Ciunica, 45 utenti si uniscono a noi, grande grande grande, grazie anche a Ubos19 per l'iscrizione fresca fresca. Quindi qui insomma dovremmo un po' settare la Trick Room. Mi piace anche questo con Keldur Iron Fist. E qui Double scrive: beh, piaciuta la puntata di Double di oggi. Domani c'è anche una win streak, secondo me.
interessante. Questo Conkeldurr è un Conkeldurr che mi fa tornare indietro nel passato, perché è un Conkeldurr Iron Fist, Life Orb, Gokazotti nelle mani, che fa dei danni, ragazzi. Avete presente il Guts? Questo fa ancora più danni. Questo fa ancora più danni. Abbiamo il problema del Will-O-Wisp, ma tanto non te lo fa nessuno, perché pensano tutti che tu abbia Guts, quindi... Sfruttiamo la nomea, la famosità del Guts AV per giocarsi questo coso. Quando vedono che era Life Orb forse gli viene il dubbio, ma è un po' troppo tardi. Anche grazie a Munchy Boss. Io comincerei, se voi siete d'accordo, siamo già in 400. Vi ricordo, cari ragazzi, dovete prendere a pezzo questo team? Sì. Che Crimson Hero, grande, tredicesimo. Non so più neanche che mese siamo arrivati. Grazie per intrattenerci in questi momenti di Pokerus, pardon, Covid, si affida, si diffonde sullo stivale. Buon live fra e che l'Axe sia dalla tua parte, speriamo. Speriamo, Crimson. Speriamo davvero. Helmet Body, grazie mille. Anche se non piacesse Pardo, varrebbe l'iscrizione al gruppo Telegram da solo. Grazie a tutti ragazzi, grazie mille, grazie mille. Buona pubblicità state facendo voi al gruppo Telegram e... Il bello, il successo del gruppo Telegram esclusivo degli iscritti siete voi, proprio perché siete una community. More! Ho gli insettini che camminano sulla schiena. More! Siete voi che popolate veramente bene il nostro gruppo. Riven Best Wife, grazie, 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 grazie. Grazie anche a Daniel, Poke Allenatore. Non sto seguendo molto video e le live, dice Riven Best Wife. Non ho avuto molto tempo nell'ultimo periodo, ma da oggi tento di tornare più presente che mai. Voglio vedere com'è questo meta. Riven, personalmente, secondo me, è uno dei migliori meta. È uno dei migliori meta di sempre, proprio. Noi qui siamo parecchio bassi, ma perché non abbiamo ancora fatto tante partite, non perché stiamo andando male. Non abbiamo fatto veramente tante partite e sta giocando invece tanta gente. Eccolo qua, Ice Creamy. Bellino, bellino il nome che gli ha dato. Zio Zlatan, allora mettiamo le cose in chiaro. Io al Creamy lo usavo per romperti il live con minacce infondate. Adesso io devo trovare un altro elemento per darti fastidio. PS, ho spostato la live che altrimenti avrei avuto le briciole. Mi dispiace Zlatanone, mi dispiace Zlatanone. Abbiamo beccato Snorlax VGC, fatemi capire. Abbiamo beccato Lollolax, che è il membro del nostro gruppo, che gioca allo stesso team. Quindi o ci trolla o cosa. Però insomma dai, va bene, va bene, va bene. Kinglinx e Bomberact, grazie mille, secondo mese saluti dalla quarantena milanese e facciamo gli scongiuri contro l'Ax per stasera, scongiuriamolo ragazzi, scongiuriamolo. Campa, Campa 89, sei quel Campa? Grazie mille. Bene, 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 contro di lui io cosa mi posso inventare? Ho un'idea. Toghe, non mi ricordo cosa faccia. Ago VGC, grande Pardo, due mesi di noi. E anche Zio Roach. Zio Roach. Ok, lui è abbastanza classico. Però è Weakness Polisone. Weakness Polisone. Madonna, ragazzi. E i mirror per cominciare la live non sono proprio il massimo. Ciao, Zike. Leggo fra poco, leggo fra poco. E la Madonna! Ci sei andato giù pesante, Voglio provare a fare una cosa. È arrivato un super donazzo. Ti scoccia se lo leggo dopo? Perché voglio dargli il giusto spazio e il giusto peso. Però ti scoccia se lo leggo dopo, perché è un match, questo, parecchio complicato. Dario Capelli, sera Pardo, sera Dario. Io ho 10 di capelli, è bene che li mantenga. Sembo Pyongyang, lì come si chiama, il presidente della Corea. E Lollolax, Lollolax. Allora, lui va di Inzi da Astrops, ovviamente. Io ho fatto una lì da cazzo, totalmente senza senso. Ma è così che si fa, secondo me. Vediamo un po'. Non li ha presi. No, dovrebbe averli presi invece. Dovrebbe averli presi. Ora, io sono convinto che Lollo è una persona veramente molto corretta, che quindi non snipererà. Ma sono proprio certo, Non lo dico... Cioè, è così. State tranquillissimi, bro. Io potrei fare Decorate. No, oh, sì, su Insino, si sta freschi.
Così come mi fa, tipo fake out su al Cremi. Decorate aumenta di 2 attacco e attacco speciale del soggetto sul quale lo fai. Quindi è una mossa palesemente fatta per farsela addosso, no? Per farsela addosso non senza pannolone, nel senso farsela addosso in senso buono. Aidaku, grazie mille. È andato di parting shot e via. Però io tanto mi piglio un più 2. A me che a me frega, guaiò. Suona più 1, lui rientrerà. Ci siamo messi al sicuro, tra virgolette, da una intimidate. E ora vediamo. Certo, caro Snorlaxone VGC, non sapeva secondo me che saremmo andati. Non sapeva che saremmo andati in live con questo team. Probabilmente se lo stava testando per conto suo. Come potete vedere, noi abbiamo un più 1 in attacco, che non è male. Ma è Gigamax? Cioè, l'ha fatto Gigamax al Cremi? Sì che l'ha fatto Gigamax. Quindi potenzialmente recuperiamo anche. Se io, boom, dinevolvo lui, non avrebbe senso. Andrea Giambra e Ravenant, grazie mille. Una mossa abbastanza scontata, però. Sì, se Dynamax ha... decisamente lo sfondiamo comunque, però voglio Dynamaxare comunque. Volevo anche fare tipo Drain Punch nella slot di Dusclops, però ho detto, beh, dai, se butta Inzi, però ho detto, non stiamo a esagerare. Conk va di Detect, ma non crediate prenda poco. Noi abbiamo un Conk a più 4 adesso, eh. Vai fuori. Morale della favola è cazzuta. Molto cazzuta. Non è un buon momento questo per insieme. Vediamo se gli ha dato AIDS a Dusclops, perché non abbiamo lo stesso rental. Io ho proprio quello originale di Felzi. Gliel'ha dato. E allora ho fatto bene a buttare dentro Conk. Cosettoli. Questa fa comunque male, eh. Purtroppo ragazzi è il primo match che vi devo dire, non è indicativo una sega perché mirror match con rental diversi, però questo è quello che ci è capitato fra capo e collo. Lui deve anche ancora Dynamaxare. Secondo me è andato di Thunder Punch. Bom. Noi siamo a più 2, ora si torna normale.
E almeno si piglia un dazing in single target. E vabbè, meglio di nulla. Ora mi aspetto che entri Lapras, perché chiaramente non è stupido buttare insieme. Qui noi facciamo follow me, perché questo Dusclops gira con Rock Tomb. No, però si fa follow me uguale. Secondo me si fa un bel buon terra. Lui farà AIDS, però si macina turni di Tailwind, di Trick Room. Paco Bull! Grazie mille, Paco Bull. Pipiri pipipi. Piri. Io ho praticamente perso, perché ora lui Dynamax è più veloce. Mette l'Aurora Veil, io poi non lo tocco più il... Qualcosa mi devo inventare. Fraspacca, bella parte dello sto coronavirus, siamo rilegati in casa. È il motivo per il quale io, nonostante stasera in tempi normali avrei fatto saltare la live, ho detto anche un'ora dopo la faccio. Devo portare il mio mattoncino, e il mio mattoncino per la collettività è sollazzare 800 persone che magari non passano un buon momento, e quindi si va. Dundas, Twitch Prime, grazie mille. Grazie mille anche a te. Qui lui mi porta a meno uno e tutto. Lui sta giocando bene, anche perché... Non per accampare scuse, ma così, giusto per fare un ragionamento. Lui probabilmente non è alla prima partita con questo team. Io l'ho preso in mano adesso... Tutto in fretta e furia, non so come... Ho provato un decor e te, non sapevo nemmeno avesse AIDS. Devo essere onesto, l'ho visto dopo quando sono andato a vedere le mosse, perché volevo vedere se aveva Will-O-Wisp, pensate voi. Quindi. Adesso abbiamo meno uno e un Aurora Veil, quindi anche Life Orb Iron Fist, vedrete purtroppo il danno sull'Apres sarà abbastanza esiguo. Skate22, grazie mille, grazie anche a Charlies, che va. Sì. È un buon danno, per essere a meno 1 e sotto Aurora Veil e essere Lapras giga, però... Briggiole. Briggiole, purtroppo. Andrew Vian. Grazie mille anche a te. Chiaramente la mia Wincon è con Keldur, però la devo giocare bene, ma lui non è uno sprovveduto, ragazzi. Big Guys era sicuramente la slot di Kong, quindi prende al Cranny e critta pure. Crit che potrebbe essere influente solo e esclusivamente se ci ha portato a sotto i 50 PS. Sì, perché adesso moriamo da Nightshade e gli regala una mossa abbastanza... Purtroppo. Abbastanza easy. Non ci avesse crittato, adesso avrebbe geyserato al Cremi. Invece geyser comunque al Cremi, sapete cosa fa allora? Lui toglie la tripla. Metti la tripla, togli la tripla. Bom.
bellino questo film, eh? Ora lasciate perdere Mirror e tutto. Ci sa, sembra avere tante opzioni, infatti ci divertiremo stasera. Oh mamma. No, tranquilli, non ho il coro, spero. Volevo fare, esatto, volevo fare Drain Punch su Dusclops, però ho detto no. Allora, se gli entra idropompa ci ammazza, se missa rientriamo improvvisamente in partita, perché Lapras viene giù. Bisogna avere un po' culo. Ma l'Ololax culo non manca. Non gli è mai mancato. Basta, partita finita. Questa era la mia wincon. Ha rischiato uno sbraco. Protect più trick. Però bom. Bravo Lollone. Ha pagato il fatto che io non sapessi cosa ha Dusclops. Perché io ho... e guardate, non vi dico una bugia, perché ho incentrato tutto il mio game plan sul boostarmi con Kellur, con Decorate e Dynamaxandolo, quando se avessi saputo che Dusclops ha AIDS, chiaramente non ci avrei costruito questa strategia contro. E quando sono andato a vedere se aveva Will-O-Wisp o meno, ho detto ah ok, AIDS, allora lì ho capito che la partita era persa. Va bene, i Mirror quando si prova i team per la prima volta non sono mai la prima cosa che ci si augura. Stercos, benvenuto, quarto mese invece Cloud VGC per addolcire la sconfitta. Vabbè, ma qui veramente easy, veramente easy. Se avessi fatto Protect Trick Room avresti dovuto prendere la doppia dopo. Sì, siamo d'accordissimo, però lì l'unica cosa che ci salvava chiaramente era Miss di Hydropump. L'unico che le missi sono io. Ho una donazione, vacca boia, hai ragione. Mamma mia, grazie, 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 grazie. E peraltro è una donanza esagerata di Bergamella. Sera Pardo, contento di vedere il tuo faccione stasera. Mi sei qui a Modena per un po', non potrò uscire per una pizza sto giro. Te ne meriti una tu, da sporto, eh. Sarai fondamentale in queste giornate. Un abbraccione anche a tutta la brigata. Bergamella, io e tutti gli altri, guarda, anche se mi prendo qualche secondo in più per la preview, tristringiamo forte, siamo una comunità, come Italia, come canale, come tutto, motivo per il quale, come detto, stasera più che volentieri mi prendo qualche ora di riposo o meno e faccio live lo stesso, anche se sono entrato in casa 10 all'8. Ce la farei. E io ti ritrovo un team strano. Sono anche un po' su di giri, ora devo un po' capire cosa fare. Che cacchio. Vediamo un po'. Comunque è esagerato Bergamella, 20 euro sono tanti. Potevi risparmiarli perché io sono convinto presto tornerai a farti la pizza. Cazzo, c'ho un po' di pizza anch'io. Babbo! Grazie mille, Babbo. 9 mesi. Hai partorito. No, basta, abbiamo detto che abbiamo abolito il ritmo. Incineroar. Ok. Qui è bellino fare parting shot su Watereni perché esce lui, dice. Dice sì. Dice esce lui. Hai messo a tutti voglia di pizza. Salex, guarda, un abbraccio e un ringraziamento per aver rinnovato una passione che avevo perso. Spero col mese entrante di poter trasformare il mio Prime in un livello. Ma vai tranquillo. Se poi, bene, se un poi... Io questa cosa la voglio provare, ragazzi. Mi perdonerete, ma... Lui secondo me fa parting shot su Lapras. E noi si fa su Aterena. Spindato! Ciao, guardo, come sempre saluti dalla Svizzera. Ti si vuole bene. Grazie mille. Come va da voi la situanza? Non è un lazzareto come da noi? Meglio sì.
Grazie mille, spindato. Oh, ragazzi, io avevo messo 40 dolciosi sub odierni, siete già a 38, eh. Grande chapeau a voi. Grande chapeau a voi. E volevo dire, qua me ne sono dimenticato, guardate là quanto... perdo colpi. Zlatanone, caro Maurone, dalle Marche, vi farò ripagare avendo ti praticamente rubato lo spazio della live con un raidon magari in settimana, eh? Ci mettiamo d'accordo poi dopo. Vedi, ha fatto parking shot. Però si fa anche noi, si entra con Alcrane e si fa decorate. Dopo. A me ora mi preme mette 8 turni che... Ah no, ho dato di Darkest, allora ottimo, meno uno ci fa niente. Serapardo, grazie per darmi divertimento dato che sono a Padova. Oltre a ciò sono pure un maturando, quindi pensa un po' alla sfiga davvero. Ma quindi esce lui? Che spettacolo! Ci regaliamo meno uno, eh. Però esce lui! Aveva ragione Banfox, io mi fido sempre di Banfox, però volevo provare con... Ok, ok, Maurone, ok. Questa cosa è ottima, eh. E ora si fa davvero. Loruporudo, 14esimo mese, numero 39, chi sarà il 40esimo? Grazie mille, grazie mille. Allora, raga, dato che siamo tantini, alla fine di questa partita mi prendo l'appunto, vi faccio un bel annuncio. Ok. Ah, l'abbiamo killato, eh. Beh, è stato con lo scotch. Guarda, ho visto che dobbiamo stare tutti a casa. Sabato sera ce la fai una live. Ma quasi quasi. Vediamo, via. Funziona anche sul Dynamax, dice Ikari. Io penso di sì. Non lo so. In teoria non dovrebbe. Spartan 46 117, che mi sa tanto di Sierra 117. Te sei un amante di Halo e io pure, ci vogliamo bene io e te. È colui che mi va a completare il eccolo là, è colui che mi va a completare stasera l'obiettivo subs. Allora io qui o mi decoro o entro con Dusclops e faccio AIDS. Non ha senso decorarmi per poi fare AIDS. Giusto? Nemico siccome a meno uno, io lo lascio lì. Già testato, parting shot funziona anche sul Dynamax. E allora ottimo, perché in senior parting shot sarà un bel disincentivo per... quindi abbiamo visto Babiri e Wiki. Sarà un bel disincentivo per... gigamaxare a terreni che è un po' una palletta, eh? Rognoso. Allora, questo geyser sotto rain non farà male, ragazzi. Non farà poco, lui. A quando una live mentre si gioca ad Halo 3? Raga, posso farlo davvero? Due Scarab, ripeto, due Scarab. Comunque noi qui abbiamo anche un altro game plan che si chiama Perish Song. Sapete? Allora, io siccome non sono l'Hololax, non vado di pump. Oh sì. State a vedere. Pardo Mono Live su Mystery Dungeon. Ah, raga, scherzi a parte. Io sono bloccato a Mystery Dungeon.
Cioè, perché ho voluto fare il furbo una certa, ho rubato la roba a Kecler e sono andato via perché volevo vedere se mi ricordavo bene che succedeva, che lui ti inseguiva, e così è successo. Io ho perso tutta la roba che avevo nello zaino e quindi ho assolutamente bisogno di voi. Tutto più uno fa male, però c'è il... c'è dalla nostra... Noi togliamo anche il meno 1 a Minichium, me ne rendo conto, ma mi piace di più togliere... tanto su Duskops, ragazzi, cioè, il danno è questo. Di cosa parliamo? Io vorrei fare una kill. Intanto a lui gli si toglie il manto che ci ha rotto le palle. E ci vuole un po' di pazienza in questa partita. Little Matt. Sera Fardo, vogliamo la live su Mystery Dungeon così mi convinco a prenderlo. Allora, in coda a questa live, se fate i bravi, io metto dentro Mystery Dungeon perché sono bloccato e a Moltres e ho bisogno di qualcuno di voi che mi aiuti con il con la ricerca degli amici. Quanto sono belle le cutscene dei leggendari, sono clamorose. No ragazzi, Mystery Dungeon, io non lo dico perché Instant Gaming ve lo vende a prezzo bonus, è bellissimo. Mo chiaramente lui si replenisce di back. Il nostro piano per uccidere questo Snorlax è molto semplice. Si chiama Perish Song. Il trio meteo, chi sarebbe il trio meteo? Il trio meteo. Crio, cara, a me mi stai dando un mio video perché sembra troppo ripetitivo. È bello invece, raga. È veramente bello. Ah, Gramore fa... No, ci sono anche loro. No, me lo piglio a mano davvero. Non mi fate dire cose... Ciao maestro, qui si lavora approfittando della prigionia casalinga. Ora mi faccio una pausa con un po' di Battlesport. Te a Mendolea dove sei? A Bologna, è vero. Allora, noi se gli si tira giù lui, siamo a posto, perché lui rimane con due Pokémon, noi con quattro, quindi tecnicamente la Perish poi... Se sì, vabbè. Max Knuckles Snorlax. Ma che schifo è. Raga, siamo 1000 anche stasera. Io quanti baci vi devo dare? Ah no, non posso, giusto? C'è il decreto, niente baci. Un abbraccio? No, neanche. Cosa vi posso dare? Ciao Axel Beta! Grandissimo Axel Beta. Come va? Tutto bene. Dopo mi prendo una pausa tra questo match e quello dopo per... raccontarvi una cosa. Why not? Turni di Trick Room, perché siamo secondo me agli sgoccioli. Anzi, mi sa che è proprio andata ora. Si fa AIDS per togliere più una Snorlax, però non ci si fa a toglierglielo. Mi conviene di più parting shottare. Li tolgo così. Salutaci come Spock in Star Trek. Hai ragione, quindi vi saluterò così. Hai ragione, non dici male. Ora dobbiamo avere un po' di pazienza, per questo match. Ragazzi, poi io sono amante di Star Trek, quindi vi posso davvero salutare così. Ora buttiamo al Cremi. Proprio baiting, non appena ce l'ammazza, si entra con l'Apex, si butta in segno di lascio, ha perso. Anzi, forse è meglio che non ce l'ammazzi. Vediamo un po'. Brick Break, questo va sulla cremetta. Ci tira giù il Veil, cioè lui a breccia la fa ora. Saggio!
Sera Pardo, un saluto da un povero farmacista in quarantena. Madonna, domanda al volo. Il link per comprare Switch e scudo non li hai più? Li ho tolti da sotto i video. Però se vai in un video di novembre sono i soliti. Quindi se siete interessati in tal senso, andate lì. Io potrei fare anche così e da Zinglin. Alla fine si riesce a tirare giù chian chian. Fatemi capire, abbiamo... Lui è più... È più veloce di me. Ma dai, curza, io potrei fare perish. Ma che me ne fotte a me, voglio. Guarda, sono arrivato ora, il team tuo no, è il team di Fepsi Otskan, top 8 a Malmo. Ci vuole un po' di pazienza per vincere questo match. Phoenix D33, grazie mille Phoenix e benvenuto. Benvenuto a bordo a te e a tutti gli altri, tipo Samir Kebab. Secondo me è Samir, non è nuovo, infatti me lo ricordavo il nome. Togliamo subito il più uno a quello Snorlax. Lo ammazza Duskrux lui. A me va bene. Levate i dubbi, io mai avuto. Cioè, scusami, caro Dusclops. Sculato parecchio quel team, me lo mangio. Io sono rimasto sorpreso di aver visto un altro trick convincere, devo essere onesto. Io stasera resco a casa e faccio una donazioncina al Pardo. Forza tutti! Forza tutti mi piace, come slogan. Forza tutti. Grande mille, Leowatt. Forza tutti. Curse. Curse. It's the moment. Gli hard trick room sono i più forti. Se schivano tutto l'usage e riescono a dribblare ogni sorta di counter, sì, sono i più forti. Sono fortissimi. Che non mi dovete dimenticare che Lapras fra le frecce al suo arco ha anche Perish Song. Quindi in situazioni come questa, noi badate bene, questa partita se non avessimo avuto Perish Song avremmo dovuto impostarla in maniera diversa. Avrei fatto qualche Flip Tears in più con Alcremisus, Snorlax per prepararlo poi all'idropompa, al Freezy Dry in late game e tutto. Però Perish Song ti dà una maggiore possibilità. E avendo poi la possibilità con Light Clay di mettere lo schermozzo che dura 8 turni, è anche una bella opzione. Alligator, ciao Pardo, grazie mille di tutti i video e delle live che fai, grazie mille a te. Grazie mille a te caro, che le apprezzi, ti voglio tanto bene, anche se non ci conosciamo fisicamente ma virtualmente sì. Questo non dovrebbe bastare perché gli abbiamo tirato addosso il meno 1 di Intimidate prima. Io quindi vado di Alcremi qui. Parting shot qui. Pardone, hai mai avuto problemi con scambi swashy di Pokémon trasferiti a Go? Onestamente non ho mai trasferito Pokémon da Go, lo sai? Buonasera Pardo, dice Sir Nippon Licker of Justice. Incredibile.
Justice, mi sono perso sul finale. Incredibile, lo stavo leggendo bene. Ammetto che nella live team building di Surfetch sono rimasto male che non avessi prestato attenzione al mio messaggio e mi evidenziato, ma con tutto quello che sta succedendo adesso c'è di peggio, soprattutto per me che sto in Veneto. Ser amico mio. Ah, c'è sempre la trick room. Cazzarola! C'è sempre la trick room. Lui è più veloce. Cazzarola! Purtroppo, ragazzi, il bello è che siate tanti, il brutto di essere tanti è che mi può capitare, no? Che parte anche un messaggio evidenziato. L'alternativa è toglierli, però non li voglio togliere. Kaispers, HD. A benvenuto. A benvenuto, Kaispers. Mirko Official, Twitch Prime, grazie mille. Io mi sa che non l'ho giocato bene questo turno. Dovevo fare Protect con Lapras. O meglio, doppia Protect. Però se metti questo prende e fa Phantom Force. Perché dopo se fa... Se ora lui fa breccia su Lapras e Phantom Force su Alcremi vince lui probabilmente. Ho sbagliato. Ho sbagliato, vedi, ho letto le cose. Fa Curse, sta buono. Sta buono. Però se ora mi tira giù Lapras... Vedi, io non sono Lollolax. Vedi, ho perso la partita per questa idropompa missata, ragazzi. Sono un fenomeno. A parte no, perché se fa play roll non fa Phantom Force. E allora va Vangula. Pardo, ci delizio un'altra volta con Stata. A voglia, intrinsecamente l'ho appena fatto. Oh, raga, a fine questo match c'ho da farvi un annuncino, eh. Sì, ora ho Protect e lo so, no? Io pensavo avesse fatto... Voi sentite come la ragione nel mio cervello quando sono in streaming e devo tenere d'occhio le donazioni, i bits e tutto. Ho detto, ora ci tira giù di Play Row e poi dopo ci spacca la Protect di Phantom Force. Però o fa Play Row o fa Phantom Force. Però io, ragazzi, io ve lo garantisco, non è facile fare tutto insieme. Ciao Pardo, volevo chiederti cosa ne pensi del fatto che una Trick Room team molto standard abbia vinto Regional con uno score perfetto. Non è strano che nessuno sia riuscito a giocare contro un archetipo così conosciuto? Mi segno l'appuntino per risponderti a questa tua meravigliosa domanda. E poi anche Ago VGC, Pardo, da quando ti seguo anch'io sono come te. No, aspetta, Pardo, da quando ti seguo anch'io sono come te. No, non sono diventato un pro player, però prende crit di fake out, miss snare, ti si vuole bene. Secondo me, Ago, dovremmo rimandare indietro le nostre Switch. Domanda: perché TR hard win ma allora, ok ragazzi, questa ce la siamo portati a casa. Bene, bene, bene. L'annuncino che vi volevo dire, e ve lo dico anche un po' a cuore aperto, insomma, facciamo una chiacchierata. Facciamo un attimo una chiacchierata, ma 5 minuti. Sono le 20.42, alle 20.47 si riprende il Battle Spot. Grazie a Mejuanito22, ciao Pardo, grazie a tutto ciò che fai, la passione che ci metti. Spero di iniziare a fare qualche torneo, lavoro permettendo. Quanto erano belle le live di Smeraldo. Erano veramente belle le live di Smeraldo. Maremma. Erano veramente belle le live. Vabbè. Allora, l'annuncino riguarda questa cosa. Però l'annuncino, se ve lo dico così nudo e crudo, sembra un non annuncio. Invece se la prendo da lontano vi faccio capire il perché e l'intento che c'è dietro all'annuncino, lo capite. Allora, io mi immaginavo che avrebbero cancellato, avessero cancellato l'europeo di Berlino, no? E quindi chiaramente subito, a parte il rammarico, chiaramente, perché per il movimento, ma anche egoisticamente parlando, cioè questa stagione sta andando molto bene, secondo me è un meta che mi alza, ho fatto top ad ogni torneo di VGC20, almeno top 8, e avrebbero andato bene, sì, hai ragione, ma sono veramente stanco stasera, Lux Lack, non devi perdonare. Al di là dell'egoistico pensiero del cazzo, non c'è Berlino, magari lì quest'anno potevo far veramente bene, ho pensato a cosa potessi fare per la community, soprattutto quella italiana, perché all'estero i locals ancora ce l'hanno, non sono barricati come siamo noi, e badate bene, noi giustamente siamo barricati perché sto virus va fermato, ma questo è un altro discorso. Quindi noi ci troviamo in una situazione senza locals, senza europei, e al di là del fatto che quelli come me, che io per esempio ho 269 championship points, me ne manca 31 per l'invito, per dei mondiali, e poi bisogna vedere se li faranno, perché se la situazione non si risolve prima di luglio, a agosto non li fanno mondiali, bisognerebbe che si risolvesse a
aprile-maggio, quindi aspetteranno annunciare eventuali cancellazioni del, dei mondiali. Non lo recuperano, ragazzi, Berlino, non lo recuperano, non l'hanno spostato, l'hanno cancellato. Poi magari fra una settimana c'è più guariti che malati di coronavirus e allora lo rischedulano, ma sarà difficile, bisogna essere onesti con noi stessi. Quindi mi sono un po' svelluzzicato il cervello per dire cosa possiamo fare per questa community italiana che, dai numeri che fate con i miei video, siete affamati. Ragazzi, noi facciamo 1081 persone su Twitch, streamer come Sabaku, gente che ha 10 volte tanto i miei iscritti su YouTube, quando fa 400, 800 è contenta. Quindi cosa vuol dire? C'è grande fame. E allora mi sono messo lì con un vecchio progetto che è quello di creare magari dei tornei online, un circus di tornei online, del quale poi avrete notizie più avanti, però intanto ora ve la butto lì, ve la snoccio, così poi quando non sarà un fulmine a ciel sereno, è un tipo di torneo online con premio in denaro, per essere più appetibile. Questo perché? Uno, perché bisogna far andare Pokémon verso gli esports. Prevederà ovviamente un'iscrizione in denaro, no? Però il rapporto sarà molto vantaggioso fra premio e guadagno. Stiamo cercando di fare dei business plan per non rimetterci, chiaramente, perché, e qui ve lo voglio spiegare con molta trasparenza, se no sembra poi che chissà perché si facciano, si possano fare, bisogna essere affiliati a un'associazione, si sta lavorando a tutto con gli amici dell'Orpo Team, ma cosa succede? No, devi stabilire un premio a prescindere da quanti saranno i partecipanti, cioè non puoi dire si fa un torneo con iscrizione X dove se siamo più di tot il premio è Y, se siamo più di tot ancora il premio è Z, non si può fare per legge perché sennò è lotteria. E lì quindi nasce, voi capite, la difficoltà all'inizio di costruire bene la proiezione di quanto far pagare per giocare, quanto far vincere. Bisogna essere bravi all'inizio, quindi magari i primi tornei saranno un po' da calibrare. Però l'idea qual è? Un circuito di tornei che ci abbiano 5-10 euro, più probabile 10 euro perché si vuole fare tanta vincita, perché all'inizio si vuole fare tanto tanta pubblicità anche proprio per far diventare questo circuito... il Pokémon in generale è abbastanza e-sport, e poi più che altro perché io mi sono imposto con l'idea che non vince solo la top 8 ma si dà premi fino alla top 16, no? Quindi magari la top 16 piglia 20 euro se ha pagato 10, ma quantomeno qualcosa prende. Questa è un'idea, con il primo che dovrebbe vincere tipo si prova, che ne so, 150 euro, questo per saziare, più che placare, la fame che c'è di eventi veri con giocatori grossi, perché eventi del genere chiaramente ci partecipa il Delpidio, ci partecipa il Boschetto, ci partecipa il Bonanomi, ci partecipa il Carrer, io chiaramente, essendo più magari lato organizzativo, i primi tornei non voglio per come si dice, conflitto di interessi partecipare, però insomma una cosa per cercare di far smuovere la situazione. Poi veramente l'obiettivo futuro è cercare di far tornei gratuiti e un premio in denaro, però lì bisogna che si smuova numeri talmente grossi che allora arrivano gli sponsor. Quindi questo è il primo annuncino che vi volevo dire. Non staremo fermi in Italia a guardare gli altri europei che giocano, ma terremo alto il livello competitivo con questi tornei che saranno appetibili perché chiaramente hanno un premio in denaro per i top player, e quindi a cascata per la cosiddetta anche classe media ci sarà tanto da imparare, perché avremo modo tutti di giocare con e contro top player che a questi tornei parteciperanno. Quindi insomma, quindi questa è una cosa che ve lo volevo dire perché mi sto lambiccando il cervello per cercare di creare cose alternative, essendo, ripeto, bloccati i locals e cancellato l'Europa di Berlino. Poi sto lavorando sotto banco per mettere su una bella cabina di regia europea per rompere i maroni alla direzione, ossia Play Pokémon e The Pokémon Company, e cercare di banalmente non essere ignorati. Cioè, è annullato l'Europeo di Berlino? E chi cazzo ce ne frega? Ci vediamo ai mondiali, ciao ragazzi. No,
stiamo proponendo, stiamo cercando di lavorare delle proposte. Grazie mille Cherdur per la donazione, quindi sto mettendo su e sfruttando tutti i miei contatti con tutti i maggiori esponenti europei per far capire agli americani che comandano il circuito che se viene cancellato Berlino non è che ci se ne può fregare, ma bisogna o abbassare la CP bar di partecipazione mondiali o quantomeno andare a creare 3-4 tornei online solo per gli europei, così come fanno in Giappone, quindi cioè non è che ci si va a inventare qualcosa di nuovo, roba che dia CP. Non staremo fermi, state dietro al gioco, statemi dietro. Io sono probabilmente il giocatore in attività più vecchio che c'è in Europa e sfrutterò tutte le mie conoscenze per far sentire la nostra voce, quindi mi sobbarcherò molto piacevolmente questa responsabilità. Però ovviamente poi ci sarà bisogno della cassa di risonanza di tutti. Ho cominciato oggi con un tweet su Twitter, se guardate, insomma non è per dirvi una, non è per dirvi una bugia. Neanche a me piacciono le gare online da Best of One, Matter Heart, sono d'accordo, però alle volte non si può avere moglie ebria e botte piena, se si vuole dei CP saranno per gare online una al mese e va bene, ma io me l'augurerei, quindi insomma questo per farvi capire che sono assolutamente in movimento per la community, per voi, per tutti, egoisticamente anche per me, perché voglio farle questi cazzo di mondiali, cioè non sono ipocrita, ve lo dico tranquillamente. Voglio rispondere adesso e torniamo sul competitivo, quindi insomma quando verranno aperte le iscrizioni per questo torneo con sarà peraltro tutto stralegale, poi vi spiegheremo tutto, con premio in denaro, insomma magari se volete partecipare fatelo, ecco. Torniamo sul seminato del competitivo. Prima di lanciare la prossima partita, The Realone 7, grazie mille del terzo mese. Perché Trick Room ha vinto a Malmo? Allora, io sono rimasto allibito dal fatto di aver visto un hard Trick Room, perché io personalmente e anche la cerchia di amici ristretti, Cauteruccio, Xella, Tivoli, altri ragazzi del Team Acqua, quando andiamo a buildare, la prima cosa dalla quale non vogliamo perdere è al Trick Room. La riprova del fatto è che con i patti ruttino avevamo Rotom, Leaf, Life Orb più Chandelure, Imprison, Dynamaxing, Max Gardness, Darkness e contro patti, ricorderete Donegan che c'aveva il team per 5 sesti identico a quello di Tobias Kosciski, che ha vinto, diciamo è impossibile vincere contro questo coso. Ora c'è, attenzione, c'è Ateregni con Gigamax che spamma confusione, quindi sculando banalmente può farcela, però Tobias Kosciski ha vinto, peraltro giocatore della vecchia scuola, sono contento, ha vinto illibato la Swiss e illibato anche in top, quindi va bene sculare di confusione più frana di Reperio normale, però sicuramente ha trovato terreno fertile. Questo perché? Perché secondo me molti giocatori stanno lasciando in un periodo dove l'Art Trick Room, se vi ricordate bene, noi non lo, quante volte l'Art Trick Room troviamo, no? Ora qualcosa in più, prima non se ne trova. Smadonno! Ecco, questo è un ottimo nick che potrei assumere anche il prossimo anno. Quindi Smadonno è italiano, stiamo attenti. Molti giocatori, siccome la coperta è corta, stanno lasciando scoperta la Trick Room. E Kosciski ha azzeccato la finestra giusta, quindi è stato bravo lui, secondo me. E poi magari ho anche sculato, o magari è anche stato bravo, o magari tutto. Perché ragazzi, anche il grande Marco Silva, giustamente noi abbiamo incensato. E se non scula contro il Kiro, se non vince. Io quante volte ve lo dico, bisogna essere bravi, bisogna predictare bene e bisogna sculare, se non si vince. Pardo, cosa pensi di Mr. Mime Galar? Buona split screen, fake out e fa bene girare contro un nuovo meta. È da provare. L'avevamo detto quando arriverà Lapras Mr. Mime e non l'abbiamo ancora provato. Quindi domani alle ore 20:30 buildiamo, potrebbe essere una serata giusta per provare proprio Mime. Io però contro Smadonna vorrei provare a vincere. Provare. Allora. Un po' strana, ho mischiato le idee, vediamo un po'. Questo comunque è il classico team molto difficile da giochicchiare.
un letto, Oscar. Non t'ho passato il malocchio. Io sono. Porto molto bene solitamente a chi. Porto veramente molto bene solitamente. Come tutti i gobbi sfigati, io. Gobbi non perché sono della Juve, mancherebbe altro. Ho già abbastanza difetti. Scherzo, cari amici, vi voglio tanto bene. Dai, su, belli drum, follow me. Non mi ha visto se mi ha risposto la mia donna. Io ora mi licenzio. No, ma nemmeno caso. Tu sarà accorgando. Anche io. Ogni tanto se lo occupa anche lei. Che diavolo. La devo sopportare solo io. Vedo che mi è arrivata una salva di follow su Twitter. Bravi. Mettete mi piace al Twitter che ho fatto oggi. Ripittatelo, facciamo rumore. Lui follow mia e io da Zinglimmo. Pardo, secondo te è un buon ally switch? In che percentuale è culo, in che percentuale è bravura? 50%. Proprio perché è un 50% puro. È 50% culo e 50% bravura. È quello il problema. Cioè, se fosse stato 51% bravura, 49% culo, ti avrei detto è una mossa sana. Invece, non è sana. Io devo capire che bacca è importantissimo. Citrus, quindi a Dick Fett. Tutti sti Snorlax, beh, è presto detto, ragazzi. Il dominatore è Lapras, mette gli schermi, però rallenta il gioco. Snorlax a grasso spesso, regge Ice e gli drumma tranquillamente davanti. Comunque stavo facendo un monologo, non ho visto le vostre reazioni all'annuncio. Spero che insomma, sia una cosa che possiate apprezzare. Del resto dobbiamo. Il campo di. Come dire, il campo di movimento è abbastanza basso. Cioè abbiamo poco margine e dobbiamo farlo. Dobbiamo farlo entro questo margine qua. Cioè il margine dell'online, purtroppo. Vediamo se ci fa l'Ariat, cioè Max Darkness. Io non so, appunto, vedi, non so se Dusclops lo regge. Essendo sotto Aurora Veil. Tanto si guiderà in Lidi. Guts. Ora non facciamo più AIDS. Infatti volevo ributtarci Toikis, però ho detto ma non è una bella situazione. Ora mi devasta. Lui si fa speed swap. E io smadonno, non lui. Se buttavo Tokis facevo follow me. Questa è l'importanza del sapere se reggiamo o meno le cose, vedi? Ora idropompa è fondamentale, enti ragazzi, fondamentale. Guardate che danno su Snorlax, è un danno enorme.
Allora, io proteggo al Gremi. Scherzo. Voi se dovreste fare una mossa più seria, la prese su un Pokémon a un PS o su un Pokémon piano? Su un Pokémon piano. Poi dice Pokémon, non c'è psicologia. Questo dovrebbe bastare. E meno due Snorlax. L'abbiamo gestito bene. Niente pollen puff. E ora, caro amico, hai un ribombi più lento di tutti. Perché comunque si è preso la speed di Snorlax. Rotom. Attenzione. Che noi abbiamo Torbis. Non è che proprio si goda, ecco. Io devo vedere le speed di questi tizi. 86, 127. Grazie. Degorazione. Ingorzo. Degoriamolo. Guarda i bombi. Ora lo facciamo smadonnare davvero. Buon. Partita vinta. Ora sta smadonnando davvero. Comunque, okay, gran bel nick. Ricordo intanto che guardate la live, cari amici, che a fine live, parlo ovviamente di quelli che si sono iscritti. Anzi, sapete cosa faccio? Tanto lui ha la velocità di uno Snorlax. In tutti i sensi, quindi non è una battuta. Non è per deriderlo, è per evitare bacche varie. Io faccio questa cosa, porto la pasta più 4 e buonanotte. Vi ricordo, cari amici, che a fine live vi arriva, se vi iscrivete, una mail con un link per entrare nel gruppo Telegram esclusivo, dove ci sono un sacco di iscritti che come voi hanno tanta voglia, passione, e ora come mai abbiamo bisogno di essere interconnessi virtualmente per non pensare alle cose che stanno succedendo là fuori e per anche far passare il tempo, adesso che dobbiamo passare tanto tanto tempo in casa. Però per fare questo dovete dire a Twitch di permettere a Twitch di mandarvi la mail. Coligno, settimo mese, grande pardo, 7 mesi di noi, grazie per tenermi compagnia in questi giorni di quarantena. Io sto aumentando la produzione di video anche per quello, ragazzi. 5.000, noi siamo scesi sotto i 1.000. Mamma. Oh signor. Ma che sta cafonata. Non sapeva se fare Rhinosan. Nel dubbio porta tutto. È vero. Avrà il suo senso. Che vi devo dire, ragazzi? Sta chiamando la mia sorella con una videochiamata. Io gli rispondo anche. Non te la mia nipote. Nipote cara, sono in streaming. No. Sì, e peraltro c'è il microfono aperto, quindi occhio a quello che dici. Sara, fai un saluto a tutti. Di ciao. Oddio, sono bruttissima io. No, Debra, non ti vedono. Vai tranquilla, non ti vedo. Ti sentono e basta. Okay. Dai, un bacione, a dopo. Guarda, dai, dopo. Sto streamando. Ciao. Ciao, Sara. Ciao. Nipotina di 7 anni. Che non gli rispondi quando si videochiama. Che non gli rispondi. Tanto eravamo in una fase
Frisk, Scarf su Mamoswine e Specs su... diciamo che ha anche messo dentro, ha detto voglio i Meteo e gli Specs, i Choice Item. Grazie mille Andrew Leonardi, perché non t'ho chiamato Andrew, non lo so, Andrea. Dopo devo rivedere Mario. Anche perché anche lei, poverina, è relegata a casa. Allora, noi chiaramente facciamo tutto ciò per Adric Room, quindi tricrummiamo. E follow me. Farà frana, onda calda e mi flincerà e noi bestemmeremo tutti insieme. Pelli per Choice Band. Probabile, ragazzi. Lui non lo sa, ma se mi tira giù Toitis e metto Tricrum per lui è pandemonio. No, fa onda calda. Ok, è un illuso. Penso di tirarmi giù Dusclops con Heatwave, Sottosole e Specs. Ma noi... evitiamo! A me serviva che Toki smorisse, ovviamente evitiamo. Ma perché? Vabbè, già che ci siamo, noi ne approfittiamo bellamente per danneggiare. Non moriva comunque. Stai parlando di Solar Power, Sole Specs. Secondo me moriva. Non sapremo mai. Devo dire che questo Charizard dal canto suo... Ecco, lui si doveva chiamare Smadonna, non quello di prima. Lui. Sto sculando, ragazzi. Dusclops avrebbe detto, l'importante era quello, per carità, però. L'importante era Akisht. Sì, guarda, lui sta, ti tira fuori dal cilindro. Sarà V questo Duraludon, non, ovviamente. Beh, dammi. Sarà Choice anche lui, dice Band, mezza. Mezza in sciopero, perché noi stasera non abbiamo ancora visto un Pokémon con Bora. Gli è andata così. Oh, raga, domani Winstreak. Quindi domani torna l'UFO sul canale. Lui ci sta portando a meno 18 e poi noi faremo AIDS. Nel frattempo sta continuando a prendere danni. Intanto lui come prego, va bene, ok, come preferisci. Beh, questa è una partita, diciamo, morbida. Ci togliamo il meno 2 di dosso. Avrei dovuto scommettere 2000, probabilmente sì. Ragazzi, quando vedete questi team qua, se non scommettete sulla mia vittoria, io mi offendo. Cioè, mi offendo forte, eh. Che diavolo. Oh, ma chi mi aiuta dopo a battere Moltres, allora, su Mystery Dungeon? E la cosa bella, ce lo fa il turno che noi facciamo Age. È locato su Snarl e Choice Band. Questo. Could be. Io faccio follow me sapendo che chiaramente Duraludon non lo possiamo reindirizzare. Ma secondo me non ci arriva a fare Dynamax in Max Darkness. Cioè, non voglio il doppio hit, capito?
Se lo fa Dynamax ha un durato almeno 2. E a me va bene. Che vi devo dire? Che vi devo dire? Guarda, se utilità può avere la G-Max di Duradon, io non la trovo, nessuno la trova. Vai tranquillissimo. Nessuno la trova. Eusebion, terzo mese, grazie mille Eusebion. Tanti bacetti. Tanti bacetti a lei. Io splitto. Mi puoi tirare giù qualcuno, per favore? Oh, Mamoswine, che utili tu può avere? Beh, Antitogekiss indubbiamente. E il fatto che la Dynamossa aumenta difesa speciale. La Max Quake è sempre buona, è sempre valida. Guarda, come mai non mi fa abbonare il canale? Sono abbonato Prime, dice che al momento non è disponibile. Mi sembra molto strano, Kaito. Senti i nostri mods se ti sapranno aiutare. Io penso proprio di sì, sanno sempre tutto loro. Per definizione proprio. Cioè, li ho comprati... Cioè, lui è Scarf, però non Scarf. È più lento e quindi sotto Trick Room attacca prima di Togekiss. Buona sorpresa. Ragazzi, è giunto il momento di far entrare il muratore ignorante. Salve, sono un muratore ignorante bulgaro con due blocchi di cemento. Un saluto a tutti gli amici bulgari. Io li faccio molto più con Drain Punch così, lo sai. Ma basta! Ma basta! Con questi Inzi, Laplace e Snorlax, quale potrebbe essere il lotta che potrebbe birillare? Passimian. Senza dubbio. Caro Passimian. Poi ragazzacci, io vi ricordo ancora una volta, mentre che parte tutta la tititera della Dynamaxing, quindi non perdiamo tempo, non rubiamo altro tempo alle considerazioni, che Instant Gaming, in questi giorni che non potete uscire di casa, vi fa dei prezzi strabomba. Mezza, spamma il link referral per favore di Instant Game. I prezzi bombe a mano. C'è il 20% sulla copia digitale di Mystery Dungeon e i DLC a 25%. Breve storia triste, io ho comprato Mystery Dungeon e due giorni dopo me l'ha mandato anche Nintendo Italia a sorpresa, dicendomi ti volevamo fare una sorpresa, e me l'hanno mandato fisio. Che carini, eh. Ci sto drogando. E uno lo darò alla mini pose, che devo fare? Altra breve storia triste, questo caro... Perché non va lo Steam Deck, però? Che palle, ragazzi. Non va mai lo Steam Deck. Che picchio ha preso Duraludon? Una mina ha preso. Ecco, adesso abbiamo la potenza per poter... per poter tirare giù Mamoswine. Siamo life orb a più uno, quindi ciao Mamo. E lui capisce che dinanzi al cazzottaro armato di cemento e li pugni non può fare niente. Vediamo se va. Non va. La mia nipote ha chiamato i miei su WhatsApp. Sento ora. Me lo mandi un bacione, sto sentendo mio babbo. Su nonno. Grazie mille mezza, grazie mille. C'è anche il giveaway di Instant Gaming, quindi se avete voglia di vincervi un gioco e lo scegliete voi, fatelo. Dai, zitti zitti. Stiamo a vincere, zitti zitti. Andiamo avanti, vedi, si è fatto 40 partite soli, per quello siamo 707esimi. Avversario Gefunden, trovato. Jack Daniels, Abby.
Associazione Bancaria Italiana. Non penso sia lui. Grazie mille, Jack. Allora, qui va preso un po' più con le pizze, eh. Duraldon, Rotom, Grimmsnarl, Togge, Chande e Whimsicott. Oh, Colbes, parderò io, quello in questo match mi si è spento il cervello dopo il miss di Heatwave al turno 1. Lì mi dispiace, Peach, io non ho avuto colpa. Mi dispiace veramente tanto. Ti do un consiglio, decidi se fare Rain o Sun, perché così rischia di essere un po' troppo un accozzaglio, secondo me. Te lo dico da amico. Ma qui pronti via si potrebbe anche entrare di là, onestamente. Director Lapras e poi si prova a decorarci. Vediamo un po', io devo capire perché non mi prende. Però tipo si alza a basso volume e va, ho dei problemi con Twitch alle volte. So che dirvi, ragazzi. Ok. Vincenzo, grazie mille. Ciao Pardo, periodo così così, ma ti si segue per quanto mi è possibile. Direi che con la Season 3 mi ha confuso le idee per il team. La live di team building servono sempre di più, ti si vuole bene. Beh, come in ogni inizio meta. E infatti il martedì arriva proprio domani. Non ti preoccupare. Martedì arriva domani. Io quindi rischio un max lightning. Ma voglio calare lo schermo. Vediamo un po' chi si prende Eyeless Rotom. Ok. Pardo con le accozzaglie, ci ho fatto supporto al primo torneo di sempre a Lucca. Si scherza, dice Little Matt 93, che non è quello di prima. Le accozzaglie alle volte disorientano, eh. Poi bisogna saperle qua le accozzaglie. Mezza, il tuo segnale sarà il tuo strumento. Dimmi cosa spammare, io lo spammerò. Con calma perché devo trovare il link, ma va bene. Gag 1993, ciao Pardo, grazie per le tue bellissime live, soprattutto il martedì. Ragazzi, vi piacciono tanto quelle di team building. E pensare che insomma sono un format che ha un po' di tempi morti. Non si confà bene con tutto ciò che solitamente va sul web, invece voi mi stupite e dimostrate ancora una volta il grande amore che andate oltre il format, oltre i tempi morti, oltre magari qualche intrattenimento in meno, è una cosa molto più tecnica e comunque super seguitissima. Grazie, grazie, grazie. Ok, va di Steel su Togge. Me lo frigge, ma mi va bene. Perché meglio lì crit. Se non è life orb potrebbe anche essere servito, ma vabbè. Amen. Meglio crit lì. Ok, Eabu. Peccato che mi sarebbe garbato reindirizzare il fulmine di quel tizio, però vabbè. Non devo geyserare. Vedi, lui va doppio tutto. Ah no, va su Alcremie.
Ah, proprio paura di farmi partire il decorite, che però parte. E allora buono. Sì. Masso menos va bien. Ora, noi ci giocheremo un 2 contro 4. Che da fa male ma non viene giù, perché gli si fa esattamente il doppio. Il problema è che non possiamo far parting shot. Qui se avessimo avuto snarl era buono. Non c'è. Non lo tenemos. Lapras ha la Light Clay, quindi noi quando facciamo G-Max Resonance gli effetti dell'Aurora Veil invece di 5 durano 8 turni, che è tanta roba. Perché non vado via, mi sembra, no? Magari mi sbaglio, ma ai miei tempi era così. Qui arriva un Lightning che però fa un danno irrisorio. Io notate, non ho fatto Geyser per metterla rain perché non voglio regalare il one hit che io ho di idropompa su Incinerator. È proprio un regalo. Ora abbiamo un 3 contro 1 con Aurora Veil dalla nostra, un Lapras a più 2 e una barra. Vediamo se si riesce a fare. Proton di Freeze Dry è giù. Chandelure abbiamo visto essere un Pokémon che con Inzi lo gestiamo bene. Grande Pardo e sono 4, piccolo appunto. Il mio nickname si pronuncia Tarmo, ma te puoi chiamarmi come vuoi. Come t'ho chiamato io, che non ve lo ricordo come t'ho chiamato. Chissà come t'ho chiamato. Qui bisogna un po' capire se lui butta Chandelora. Vediamo un po'. Buono. Ciao Chandel. No, meraviglia. Siamo a più 2 con Lapras. Ricordatelo. Nubabba. Numa Babrizio. E ora si fa freeze dry anche di là. Però vorrei che non morisse. Fatemi ci fa anche Flirbiz, no? Serkapu! No, per favore, non facciamo troiate, Campo elettrico non lo affligge, non facciamo cagate, Te giochi tutta la tua onesta partita. Capito? Poi tanto cosa succede? Questo succede. Avrà Serene Grace? O ha sculato di 30%? Che palle! Cosmos VGC e dalle zone rosse ci si gode almeno il pardo. E che diamine! E che diamine, Cosmos! Allora, noi reggiamo da Zinglin più fulmine, Ragazzi, decidetevi, perché o è un crittone o ha Serene Grace. Possiamo dire che ha sculato? Decidete. Vi lascio scegliere a voi se ha sculato o di crit o di flinch. Perché c'è l'Aurora Veil. E qui noi si regge, ci si ripiglia di bacca, Togge muore e poi il turno dopo lui mi deve targettare Lapras e prende un Lariat. E poi dopo deve missare... Cioè, qui, ragazzi, decidetevi se è zuppa o pan bagnato, ma questa l'ha sculata. Serene Luck, dice il mezzo. Avevate dei dubbi? Io mai avuti. Andiamo avanti.
Che palle, che palle. Peccato, andavamo in posizione 5.50. God. Invece di prendere 150-200 posizioni, se ne perde 300. Morale della favola, 500 posizioni al netto perse. Peccato, perché questa l'ho giocata bene. Si è visto anche, no? Col freeze dry, con l'Ariat. Ma che cazzo gliene frega alla gente? Tanto Fire Slash all'occorrenza Serene Grace. Cos'è sta roba? Cos'è? Cos'è? Cos'è sta roba? Ma cos'è sta roba? Sono frastornato. Cari ragazzi, sono frastornato. I am frastorned. Non riesco a capire. E mi gira anche un po' i coglioni per il match di prima, ve lo dico. Raga, se dopo metto 10 minuti Mystery Dungeon per qualcuno che mi raida, cambiate. Batch Demon! Cramorante Gasso, non dice non vuole nemmeno fa Serpoli. Lo sai? Proprio per niente. Non sono molto studiato, ma che fa Freeze Dry? Sarebbe liofilizzazione. È una mossa da 70 ice che è super efficace sugli acqua. Quindi su Pokémon come Gastrodon è 4x, perché invece che reggerla lui come componente acqua è debole, in più è anche terra, quindi è debole 4x. Lui qui chiaramente voleva fare Surf, aumentarsi attacco speciale, quindi noi via anche se sacrifichiamo insieme, invece no. Quanto dura la live? Senti, siamo in live da un'ora e mezzo, io penso finito questo match ci salutiamo, eh? Che dite ragazzi? Sono fuori da tutto il giorno, sono corto. Guarda che fino a fatto Chain Streak, lo sappiamo che hai paura. Ti sei risposto da solo. Ti sei risposto da solo. Allora io vado di Nightshade su Cramorant, perché secondo me è un Pokémon che ha poi diverse. Quake. E dopo si fa Aze, raga. Dusclops dovremmo reggere, anche se l'Hyper. Che vi devo dire? Ma ci si fa un Aze, perché questo c'ha più uno in attacco speciale, più due in difesa speciale, eh? Ci ha rotto le palline.
Notare che in bocca c'ho ovviamente un Pikachu, quindi ci paralizzo. Eci 77, grazie mille, benvenuto. Aci, perché ho letto Eci? Non lo so. Ora mi sento di concreto, che io mi sono bello divertito. Preferisco fare così. Scusate, ma devo ragionare un po', quindi sono un po' più taciturno. C'ho una fame, raga. C'ho una fame. Smuoro. Gastro viene giù, non ne ero certissimo, però con la Lifeorb chiaramente ci aiuta. E allora mi va bene incrociare così. Perché volevo fare la doppia kill, ma prendere anche più uno. E fare Thunder Punch di là più Freeze Dry mi garbava il giusto. Però detto ci tira un Pikachu. Ora, pizza e birra, il target è casuale. Vale. Max Knuckle conta come pugno? Secondo me no. Lo sapete? Non lo so, ma non penso. T'hanno truffato, t'hanno venduto un Rapidash grigio. T'hanno venduto un Rapidash grigio. L'ultimo turno. The Last of Us. Set di alchemie, guarda, è Sash con Decorate, Dazzling, Infectious e Protect. Ho visto bene, è arrivato un clip. Bom, siamo a più due, dovrebbe morire. Io, raga, finito questo match, scappo. Quindi comincio già con i saluti. Vado a mangiare. Vi ricordo, domani ore 14, win streak. La sera, live nuovamente qua su Twitch. 20 e 30 buildiamo. Buono, buono, buono. Cari ragazzi, un baciozzo e andate a controllare la live. Che sto dicendo? La mail. Sono veramente cotto, sono veramente cotto. Uff. E un abbraccio a tutti quelli che davvero stanno passando un momento non meraviglioso. Un bacione, ragazzi. A domani. Sono stanco, ma per voi lo faccio volentieri.